Adesso parliamo della separazione giudiziale. Dunque, il capo quinto sullo scioglimento matrimoniale e la separazione dei coniugi, all'articolo 149, abbiamo detto, parla diciamo dello scioglimento del matrimonio, anzi no, parliamo prima dello scioglimento del matrimonio. Allora, il matrimonio, veramente abbiamo già detto, sì, sull'indissolubilità del matrimonio, mi sembra che abbiamo già detto, comunque, salvi gli effetti del matrimonio. Vabbè, rifacciamo una sezione sullo scioglimento del matrimonio in generale. L'articolo 149 ci dice che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Quindi l'articolo 149, il primo articolo sullo scioglimento matrimoniale e la separazione dei coniugi, in pratica riporta questa situazione di venuta meno, appunto, fisica, della persona giuridica, del coniuge e pertanto tutti quegli effetti che riguarderanno anche diritti, gli eventuali diritti successivi dell'altro coniuge. Il codice civile riportava però, rispetto a quelle che sono le annotazioni sugli appunti, appunto non troppo recenti, che avevo fatto, dove posso desumere un estratto di quelli che sono i contenuti del codice civile e degli articoli appunto che ci interessano, unitamente alle annotazioni relative ai contenuti del manuale, vediamo che il codice civile riportava il principio di indissolubilità del matrimonio e la possibilità di scioglimento è stata introdotta invece con la legge numero 898 del 1970, ovvero appunto la legge che riporta la disciplina del divorzio. Inoltre, nel 1974 è stata respinta una proposta abrogativa su quella legge, per cui appunto era stata richiesta di abrogare la legge sul divorzio e tale referendum abrogativo non era andato a buon fine. La moglie conserva comunque il cognome dello stato vedovile e il coniuge superstite ha diritti ereditari. Anche la dichiarazione di morte presunta ha gli stessi effetti, come dicevamo, anche nel caso appunto di scioglimento della comunione legale, no? Perché scioglimento del matrimonio fa venire meno anche la comunione legale. La stessa cosa dicasi anche nei casi appunto di separazione, divorzio, eccetera. Lo scioglimento, separazione e divorzio però sono diversi dalla nullità del matrimonio, questo abbiamo detto, perché diciamo, la nullità attiene a caso che riguarda il momento della celebrazione, mentre il divorzio dipende da fatti sopravvenuti durante il matrimonio. E a differenza della separazione, che è un'attenuazione diciamo, del vincolo matrimoniale, può portare sia al divorzio che alla riconciliazione, scioglie diciamo, il vincolo definitivamente. Quindi la separazione, ricordiamocelo, è una via di mezzo dove non vengono meno gli effetti civili del matrimonio, però si comprimono molto gli eventuali anche obblighi e doveri nei confronti dell'altro coniuge e può portare a una situazione diciamo, che può portare sia al divorzio e quindi può essere già di per sé giustificativa del divorzio successivamente se non vi è stata riconciliazione oppure può portare alla riconciliazione. In questo caso se vi sarà nuovamente una decompressione appunto di tutti i diritti e degli obblighi derivanti dagli effetti appunto dagli effetti civili del matrimonio e pertanto i coniugi saranno poi sottoposti a un normale regime appunto di comunione legale dei beni, di obblighi di assistenza morale e spirituale nei confronti dell'altro coniuge e di assistenza e così via. La moglie conserva il cognome nello stato, questo l'abbiamo già detto. L'articolo 150 sulla separazione personale ci dice che dispensa i coniugi dall'obbligo di vivere insieme, quindi separazione in generale, separazione legale, dispensa gli obblighi, i coniugi dall'obbligo di vivere insieme e l'istituto diciamo, è nato, quello della separazione, per effetto diciamo, della disciplina del diritto canonico, che lo utilizzava come rimedio per i casi in cui la convivenza era divenuta intollerabile. Poi si è passati insomma, dal diritto. Da questo istituto, principalmente utilizzato in diritto canonico, alla disciplina del diritto civile, con però varie modificazioni, con la finalità insomma, di renderlo un istituto che offrisse diciamo, un'alternativa o anche comunque una fase preparatoria al divorzio. Quindi da un lato può essere un'alternativa al divorzio, dall'altro lato anche eventualmente una fase preparatoria. È ammessa comunque la separazione che consente pertanto di ponderare maggiormente anche il divorzio. È ammessa la separazione personale dei coniugi, che può essere giudiziale o consensuale, come dicevamo, e il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. In questo senso, pertanto, la separazione, diciamo che è un negozio giuridico della famiglia, che come tutti i negozi giuridici della famiglia è strettamente personale, personalissimo. L'articolo 151 sulla separazione giudiziale, di cui stavamo appunto parlando, che volevamo approfondire, afferma che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze,
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Quindi è chiaro che dalla separazione giudiziale, con la sentenza appunto costitutiva della separazione, il giudice dichiara anche a quale dei coniugi sia effettivamente addebitabile la separazione, o per cattiva fede o per comportamento comunque che diciamo, si è sottratto a quelli che erano gli obblighi nei confronti dell'altro coniuge e così via. E questo ha tutta una serie di conseguenze con riguardo al risarcimento, all'eventuale corresponsione al mantenimento, all'eventuale che viene meno, all'eventuale corresponsione degli obblighi alimentari con riguardo alla capacità comunque del coniuge, più che alla colpa, all'abbienza diciamo, del coniuge. Ricordando appunto che gli alimenti, diciamo, l'obbligazione alimentare è commisurata diciamo, a una situazione diciamo, relativa alle esigenze, alle strette esigenze dell'altro coniuge, quindi con riguardo appunto a un valore relativo allo strettamente necessario. Sì, ma però ste seghe che sono fuori, adesso da lamentarmi. Sospende il diritto alla coabitazione, la fedeltà, oltretutto la separazione. Innanzitutto, prima del 1942, la separazione poteva essere richiesta solo per colpa di un coniuge. Ecco, riguardo diciamo, a questo rapporto di colpa o meno, di colpevolezza dei coniugi, ricordiamo che prima del 1942 la separazione, anche rispetto a quello che era l'istituto, poteva essere richiesta solo per colpa di un coniuge, su richiesta dell'altro, cioè di quello in buona fede. Adesso invece il colpevole può essere anche lo stesso proponente. Quindi, non so, marito che ha tradito la moglie, che quindi so, è in uno stato di cattiva fede nei confronti della moglie, può richiedere il divorzio o la separazione, diciamo, la separazione. E pertanto si può richiedere la separazione in tutti i casi in cui vi sia la malafede di entrambi i coniugi, la malafede di uno solo, a richiederla sia quello in buona fede o quello in cattiva fede. Perché segue diciamo, il principio per cui non deve essere imposta la stabilità del rapporto se viene meno comunque la comunione spirituale o materiale. Quindi diciamo che il presupposto di separazione non è tanto il fatto appunto che sicuramente il giudice appunto annota quella, nella sentenza costitutiva della separazione qual è il coniuge diciamo, colpevole no? Della separazione, se vi è o se non sono entrambi in buona fede, semplicemente si vogliono separare. Però, oltre ad annotare questo, diciamo che la cosa importante è che la separazione si basi su il presupposto della venuta meno della condizione, diciamo, di comunione spirituale e materiale dei coniugi. Quindi, quando viene meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi, viene meno il presupposto, appunto, della convivenza, appunto, coniugale, e pertanto si può promuovere un provvedimento di separazione, a prescindere da chi sia, diciamo, a prescindere dall'attribuzione della colpa a un soggetto o all'altro. Il giudice dichiara diciamo, quale dei coniugi sia addebitabile la separazione da esse e da ciò derivano delle conseguenze patrimoniali e in ogni caso si scioglie la comunione dei beni, ma come abbiamo detto si mantengono il diritto a mantenimento e i diritti successori. Il coniuge colpevole però non ha diritto a mantenimento che deve essere proporzionato invece alle risorse dell'obbligato, ma solo agli alimenti che comprendono invece solo lo stretto necessario, come dicevamo, e sempre, sempre diciamo, che non si disponga dei mezzi necessari. In più, si è privato diciamo, dei diritti successori anche se la separazione è addebitata a entrambi. Poi, quindi se invece la separazione è addebitata a entrambi, diciamo che il fatto che la separazione sia addebitata all'uno o all'altro coniuge può avere conseguenze e sui diritti successori e su appunto le eventuali somme di risarcimento e comunque appunto sull'eventuale mantenimento o obblighi alimentari. Diritto a godimento della casa invece spetta al coniuge cui viene assegnata nell'interesse dei figli, ma può venire meno se non vi abita diciamo, stabilmente o inizia comunque una convivenza moroxoria o addirittura si risposa. La riconciliazione. È chiaro che risposarsi solo a seguito appunto comunque di un divorzio. La riconciliazione invece, 154,
Quindi, come diceva, la separazione può portare o alla riconciliazione oppure al divorzio, a un provvedimento più definitivo di divorzio. E l'articolo 154 disciplina la riconciliazione, affermando che la riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta e si può così manifestare, diciamo, con una dichiarazione o anche con un comportamento concludente incompatibile con la separazione. Quindi, diciamo che anche la separazione consensuale omologata o giudiziale può portare a riconciliazione. E questa riconciliazione può avvenire semplicemente con un comportamento concludente, ad esempio se i coniugi dopo la separazione hanno fatto un altro figlio e vi è stata convivenza, chiaramente questo, diciamo, è incompatibile con la separazione. Oppure anche con una semplice dichiarazione manifestata così, informalmente. Mentre l'articolo 155 riporta tutta la disciplina con riguardo ai provvedimenti riguardo ai figli, perché chiaramente la separazione ha delle conseguenze anche riguardo appunto ai tempi di presenza dei figli o all'eventuale mantenimento. E quindi il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, e dando disposizioni circa il mantenimento, l'educazione, l'affidamento dei figli, in modo così da assicurare il mantenimento dei rapporti significativi del minore con entrambi i genitori e gli ascendenti e i vari parenti, insomma. Il giudice è tenuto poi a sentire il parere dei figli che abbiano più di 12 anni, anche in merito appunto a quelle che sono le loro capacità di discernimento, e può disporre l'affidamento a entrambi o anche a uno solo, stabilendo i tempi e le modalità di presenza dei figli per ciascun coniuge. In base a questi, anche il reddito, diciamo, considerando anche il reddito comunque del coniuge, le quote in cui gli stessi sono tenuti a mantenimento e l'educazione e l'istruzione. In particolare, il giudice stabilisce a misura il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. E il coniuge a cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi e deve attenersi comunque alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto invece e il dovere anche di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Quindi non viene meno chiaramente la potestà genitoriale del genitore alla quale non sono stati affidati i figli, che ha sempre chiaramente l'obbligo comunque di vigilare sull'educazione e mantenimento, l'istruzione comunque dedicata all'altro coniuge, affidatario ai figli. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile al coniuge a cui vengono affidati i figli. In genere, insomma, quando vengono affidati i figli a un solo coniuge, chiaramente l'affidamento può anche essere condiviso, ma quando vengono affidati a un solo coniuge, in genere la casa viene comunque appunto offerta in utilizzo appunto al coniuge a cui vengono affidati i figli. Viene assegnata in genere la casa appunto al coniuge alla quale vengono affidati i figli. Comunque, detto tutto ciò, in ogni caso, comunque, il giudice per gravi motivi può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o nell'impossibilità in un istituto di educazione. Quindi, questo è il caso appunto della filiazione, dell'eventuale filiazione che può essere magari necessaria se il giudice si rende conto che i coniugi non sono in grado comunque di provvedere agli interessi dei figli. Oltretutto, perché come abbiamo già affermato, quando abbiamo parlato della filiazione, può essere comunque un provvedimento temporaneo. Poi l'affidamento condiviso, invece modifica, diciamo, introdotta quest'anno, riguarda l'affidamento condiviso perché i padri si sentivano discriminati rispetto alle madri. Quindi il secondo comma è più incisivo, la modificazione si vede subito, dopo vanta prioritariamente. In pratica il giudice è tenuto per quanto possibile a stabilire l'affidamento a entrambi i genitori, solo se intervengono delle cause ostative a riguardo può procedere all'affidamento ad uno solo dei genitori. Quindi bisogna vedere l'articolo 155 bis che stabilisce appunto, che ribadisce il concetto e l'idea di condivisione si realizza rispetto all'esercizio chiaramente della potestà genitoriale. Se questi non vanno d'accordo, il giudice non stabilisce più quale genitore deve decidere. Adesso, infatti, il giudice, secondo il principio più efficace ed invasivo, deve decidere lui stesso. La decisione è problematica solo se non c'è separazione. Solo se non c'è separazione, il giudice decide con il vecchio sistema. Se c'è separazione, chiaramente, è il giudice in pratica che decide.
In ogni caso, appunto, l'articolo 155 bis ha introdotto una modifica che è interessante rispetto, appunto, all'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, in questo caso non con riguardo, perché generalmente venivano affidati alla madre, con riguardo all'uguaglianza sulla possibilità di affidamento, per cui per quanto possibile il giudice deve, con riguardo alle decisioni che riguardano i figli, affidare i figli congiuntamente entrambi i genitori. E solo quando questo non sia possibile affidarlo ad uno solo di essi, chiaramente non pregiudicando quelli che possono essere in questo senso i diritti del padre o della madre. L'affidamento a un suo genitore e opposizione appunto all'affidamento condiviso, appunto disciplinato nell'articolo 155 bis. Poi ci può essere, vabbè, quanto riguarda l'attribuzione a casa familiare abbiamo detto, anche se ci sarebbero altre cose da dire, non c'è più tempo, gli effetti di separazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi sono che viene meno la comunione legale, poi ci sono altre cose da dire che però non c'è tempo, il cognome della moglie può essere conservato o meno e si ha appunto la cessazione degli effetti della separazione. Poi anche la separazione può anche, diciamo, può anche c'è.